Basta così, Charlie. Dottore, vuol fargli battere qualche record? Potrebbe sfidare una lepre in fuga. Avremmo dovuto mandare lui alle Olimpiadi invece di suo figlio Lee. Già. Se figlio Lee vince gara nuoto di 100 metri, mio torace diventa doppio. Finché è il torace e non la pancia, allora va tutto bene, Charlie. Mostragli come tocchi il pavimento con le dita, Charlie. Basta così. Bene, stai a posto fino alla visita medica dell'anno prossimo, Charlie. Non sei ancora da pensione. Ehi, chi è che va a pesca? Charlie, gli ho prestato la mia canna. Sai che cos'è questo? Certo, è un'esca Waikiki. È proprio una bellezza, eh? Ma avrà bisogno di una lenza molto resistente. Cosa credi che possa pescare, balene? Quello che gli serve è una sottile lenza di seta. Oh, sta dicendo un mucchio di sciocchezze. Quale lenza preferisci, Charlie? Oh, solo un pezzo di spago con un amo a un capo e ottimismo da altro. Una combinazione vincente, eh? Ma onorevole capo raccomanda ultimi ritrovati scientifici per catturare imprudenti pesci. In bocca allo storione. Sono sicuro che ne prenderai anche a costo di riportarli con le manette. Ringrazio molto, ma catturo pesci, non certo uomini. Beh, arrivederci. Arrivederci. Ehi, pa! Oh, scusate. Io credevo che papà fosse solo. Come sta, signor Scott? Bene, figliolo, grazie. Cos'è che bolle in pentola? Piccolo di Charlie, molto ansioso di andare a pesca sportiva. Ho anche comprato il manuale specializzato, la guida del pescatore. Buona idea. Se non prendiamo niente, il libro fornisce racconti di pesca. Ma ne prenderemo, vedrai. Oh, che magnifica esca. Guarda come luccica. Buon pescatore, come astuto mercante, ciò che brilla sa che attira. E se per caso i pesci fossero miopi? Rispondigli, Charlie. In questo caso, forse il manuale dà indirizzo di buon mercato di pesce. Ma chiunque riconosce un pesce comprato, perché non ha i segni che gli lascia l'amo in bocca? Temo che figlio numero due, come il suo fratello lì, minaccia sintomi di detective. Ah, sarei molto meglio io di lì come detective, sai? Ehi, che aeroplano enorme sta passando? È un Hopkins quello, stanno facendo degli esperimenti per il governo. Collaudano una nuova tecnica per pilotare un aereo comandato da terra. Ah, lo so, come fanno con le navi da guerra, così possono mandarle a combattere senza uomini a bordo. È grandissima fortuna se tutte guerre sono combattute da macchine invece che da uomini. Attenzione! Altitudine 3000, ora passo al controllo radio. No, aspetta le istruzioni. Penso che mantenere l'aereo in direzione della pista nei test preliminari agevolerà l'osservazione. È un'ottima idea, signor Cartwright. Sfortunatamente il mio collaudatore si è lussato una spalla stamattina e l'abbiamo sostituito con Edwards, che non è molto pratico del robot. Qual è il raggio d'azione di questo apparecchio, signor Hopkins? È indeterminato. Nei passati esperimenti la trasmissione del controllo radio era disturbata da scariche elettriche. Ma con l'apparecchio del signor Cartwright abbiamo superato quell'inconveniente e possiamo dirigere l'aereo su un certo percorso finché funzionano i motori. Promette bene, allora. Per questo ci sto mettendo tutte le mie energie, comandante. Io ci credo. E so che sarebbe un'arma potentissima nelle mani del nemico. Perciò voglio che sia il governo a controllarla. È pronto, signor Cartwright? Pronto. Pronto? Pronto, Edwards. Passo. Ok. È in funzione. L'aereo adesso è sotto il nostro controllo radio. Desidera qualche test particolare? Lo porti a 3000 metri e lo faccia virare cabrano. Sì, signore. Guarda come sale quell'aereo. Probabilmente adesso è sotto controllo radio. Notevole progresso di scienza. Corpo esegue lavoro anche senza cervello. Però sono contento che non si può andare a pesca via radio. C'è allusione? Andiamo. Pronto? Pronto, Edwards? Come sta andando? Liscia come l'olio, signor Cartwright. C'è una forte corrente d'aria dal sud, ma la stabilità è ottima. Oh, ciao, Dick. Che cosa ci fai qui? Guardavo quell'aereo perché pensavo ci fossi tu a pilotarlo. No, mi sono lussato una spalla stamattina e non volevo rischiare che qualcosa andasse storto nel test ufficiale. Perciò mi sono fatto sostituire, ma andrà tutto bene, vedrai. Beh, lo spero. Attenzione!
Lo butto in picchiata. Ok, sono pronto. Per me può bastare, richiamatelo. Non risponde più ai comandi. Se ne va! La cosa è molto strana. Ci penserà il pilota adesso. Gli ordini di tornare indietro. Pronto, pronto, Edwards! Edwards! Pronto! Non risponde. È chiaro, sta scappando con l'aereo. Fatene decollare un altro e inseguitelo! Pronto? Sì, sono Hughes. Ah, Pan American Airways. Spostate la mia prenotazione sul volo di domani per San Francisco. Grazie. Chiamata a tutte le navi americane, militari e mercantili nelle acque della UAE. Si ricerca un monoplano numero NC203R. Riferite immediatamente qualsiasi informazione alla base navale di Pearl Harbor. Notizie flash. Ancora nessuna traccia dell'aereo sparito misteriosamente 48 ore fa. L'apparecchio e il pilota sono stati inghiottiti dal mare o questa sparizione fa parte di un audace complotto di spie. Le agenzie governative stanno facendo l'impossibile per risolvere questo enigma e si attende una risposta. Ehi, pa, trovare un aereo in mare è difficile quanto trovare dei pesci. Pesci in acqua come pulci su canna. Sempre presenti, ma difficili da acchiappare. Forse saremo più fortunati qui. Vado a dare un'occhiata in giro. Papà, corri, presto! Sbrigati! Guarda là! Guarda laggiù, guarda! NC203R. È certo aereo scomparso. Corri telefono più vicino e avverti autorità, ma subito... Va bene! Prendimi questa inquadratura. Levatevi di mezzo voi, forza. Prego, scenda di lì. Volete accomodarvi, signori? Ecco la risposta, furto premeditato. Il meccanismo apparentemente è intatto, ma la parte più importante del congegno, il cuore del robot, è scomparso. E anche il pilota. Già, e con un'invenzione che qualsiasi potenza straniera pagherebbe milioni. E strumenti possono essere copiati senza aiuto di progetto originale? Certo, basta soltanto smontarli. Edwards lo sapeva, per questo lo ha rubato. Beh, ha corso un bel rischio atterrando con l'aereo sul bordo dell'acqua. Oh, no, signore. Digli cosa hai trovato nel mio manuale del pescatore, pa. Dice manuale che più bassa marea di stagione succede martedì alle 11. Stesso giorno, mezz'ora prima, aereo scompare da Honolulu. Con bassa marea, sabbia compatta. Ottima pista di atterraggio. Ma se escludiamo un incidente nell'atterraggio, come spiega l'incendio? Evidente, apparecchio rimosso con cautela e incendio iniziato dopo. Pilota Edwards indossa tuta di volo mentre collauda aereo? No, camicia e pantaloni di flanella. Tieni, pa. Digli della lampo che abbiamo trovato. Lunga lampo, stesso tipo di quelle di tute di volo. Sospetto che in aereo c'è altro passeggero oltre collaudatore Edwards. È impossibile, l'aereo è stato ispezionato prima che decollasse. Non poteva esserci nessun altro a bordo. Non sono un detective, ma è evidente che il pilota ha rubato l'apparecchio e gli ha dato fuoco per nascondere il furto. Esatto, il nostro uomo è Edwards. In quella laguna, trovato corpo assassinato di sfortunato pilota Edwards. Ehi, pa, non me l'avevi detto. È un'idea assurda. Nessuno può essersi nascosto a bordo dell'aereo. L'ho ispezionato io stesso prima che decollasse. Eccoti servito, Charlie. Quanto tempo prima, prego? Non più di 5 minuti. C'erano operai in vicinanza? Qualcuno. Allora possibile che uomo nascosto in aereo dopo ispezione? Sì, può darsi. Farò subito un controllo di tutti quelli che erano sulla pista. Li vuole interrogare lei, signor Chan? Non necessario. Posso esaminare i cartellini, prego? Certamente.
Non riesco a capire. Tutti i nostri meccanici provengono dal continente. Sono vecchi e fidati dipendenti. Erano tutti qui la mattina dell'esperimento? No, solo il personale di terra. L'installazione era stata completata e avevo dato un giorno di libertà ai meccanici. Molto strano. Cosa c'è, Charlie? Noti. Timbro di lunedì sera su cartellino, inchiostro chiaro. Ma timbro di martedì mattina, inchiostro scuro. Io di strano non ci vedo niente. Il guardiano avrà cambiato il nastro. Corretto. Ma notare circostanza importante. Ecco cartellino di operaio che finisce il lavoro lunedì sera, timbrato con inchiostro scuro di martedì. Già, è vero. E prova che il tizio ha timbrato il suo cartellino martedì o qualcuno l'ha timbrato per lui. Forse fornisce alibi a uomo che resta su pista lunedì sera per nascondersi poi su aereo. Di chi è il cartellino? Nome Miller. Indirizzo Tropic Hotel. Allora Miller non ha dormito qui lunedì sera? Ho detto di no, ma martedì era qui ed è stata l'ultima volta che l'ho visto. Non toccare, prego. Oh. Signor Miller, ricevuto signora martedì sera? Oh, spero di no. Non permetto queste cose nel mio hotel. Molto lodevole precauzione. Ma osservi. Peli di pelliccia di volpe bianca. Oh. Indica che elegante signora seduta qui mentre parla con persona di fronte a lei. Beh, che io sappia, qui non è entrata nessuna donna. È chiaro che delicato uccello sfuggito a vista acuta di aquila. Ha detto di aver visto Miller martedì sera. Niente affatto, non ho detto che l'ho visto. Però io sapevo che c'era. Ha telefonato a Royal Hawaiian Hotel verso le 8. E con chi parlate? Non ascolto mai le telefonate dei miei clienti. Peccato questa volta non fatto piccola eccezione. Qualcuno della sua compagnia alloggia a Royal Hawaiian? Beh, io, Cartwright e anche Masters. Masters? Il pilota con la spalla lussata che doveva collaudare l'aereo? Sì. Presenza bicchieri vino indica ospitalità offerta a signora con pelliccia di volpe bianca. Ma non usati. E non vedo vino. Non ammetto alcolici qui. Eccellente ragione per nascondere frutto proibito. Forse in armadio. Miller. È sfortunatamente morto. Allora quella telefonata a Royal Hawaiian Hotel era per Hopkins o per Cartwright o per Martin? E la ragazza, quella della pelliccia di volpe bianca? Altra domanda, e figlio minore curioso torna a casa. Scusami, papà. Beh, chiunque abbia ucciso Miller ha anche rubato l'invenzione per venderla a qualche potenza straniera. È corretto. Honolulu, molto povero mercato. Controlleremo tutte le navi salpate da martedì sera. Forse assassino preferito mezzo più rapido. Usato aereo per raggiungere il continente. Il Clipper è partito mercoledì alle 2, il giorno dopo il furto dell'aereo. Alla Pan American, presto. Ok, capo. La lista dei passeggeri. Richard Masters. È lo stesso Masters che lavora con la compagnia aerea di Hopkins? Sì, è lui. Ricorda se il signor Masters è arrivato qui da solo? No, è arrivato in auto dal Royal Hawaiian Hotel con una signora. Noti, solo una donna in lista di passeggeri, Miss Yvonne Roland. Aveva pelliccia di volpe bianca? Sì, l'aveva. Mi passi la polizia. Forse non è tardi per fermarli all'arrivo. Pronto? Sono Scott. Contatti la polizia di San Francisco e chieda di rintracciare Richard Masters e Yvonne Roland, arrivati col Clipper di ieri. Ehi, papà! Una volpe bianca! Ora vattene immediatamente a casa. Non c'è niente di sospetto nella partenza di Masters. Fa parte della squadra olimpionica americana e doveva tornare sul continente in tempo per prendere il piroscafo a New York per la Germania. Beh, questo è un alibi per Masters. Allora la telefonata che Miller fece a Royal Hawaiian alle 20 di martedì era per la donna. Alle 20 di martedì Miller chiamò me. E perché? Per il suo biglietto di ritorno a Los Angeles. I nostri partiranno domani. Ho chiesto al signor Hopkins di mandargli il biglietto all'hotel. Tutto esatto. Trovato questo, imbuca lettere di Miller. Tenga, guardi la lista dei passeggeri. Mi dica se riconosce qualche nome. Sì, eccone uno. Finalmente ora so chi è il vero colpevole. Chi?
Arthur Hughes. He's a notorious filibuster who's made a fortune selling arms to revolutionists in every part of the world. From the time he learned I had Cartwright's invention, he's been after me to sell it to him. If I'd known he followed me to Honolulu, I'd have suspected him at once. Charlie, see if you can get any information on this fellow Hughes. Have already investigated all passengers on Clipper. For past 2 weeks, Mr. Hughes guest at Royal Hawaiian Hotel. Well, that's funny, Mr. Hopkins. You both have been living at the same hotel, and yet you didn't know he was in Honolulu. Whether you believe it or not, I didn't. Excuse, please. Truth, like football, receive many kicks before reaching goal. Wouldn't it be advisable to trace Hughes immediately? Well, that's up to Mr. Scott. We're leaving on tomorrow's Clipper, and I'll put the matter in the hands of the San Francisco police. Coming, Cartwright? Thank you, gentlemen, for the help you've given us. I'm not so sure the guilty man isn't walking out of that door right now. His story about Hughes was altogether too pat. KGPD è in linea. Pronto? San Francisco è in linea, capo. Passi pure. Polizia di San Francisco. Abbiamo rintracciato Richard Masters e Yvonne Roland. Sono partiti entrambi dall'aeroporto di Oakland alle 9.30 di martedì su un volo trascontinentale per New York. Riguardo alla vostra richiesta di notizie su Arthur Hughes, questo passeggero è stato ricoverato al pronto soccorso per intossicazione da potente droga. È stato in grado di lasciare l'ospedale dopo 2 ore. Non conosciamo ancora la sua destinazione. Questo è tutto. Chi ha detto a quelli di cercare Hughes? Preso libertà di richiedere informazioni? Sì, signore. Chiami New York e gli dica di pedinare Masters e quella donna, la Roland, e rintracci Hughes. Signor Hughes, diventato introvabile come ago impagliaio. Honolulu chiama la polizia di San Francisco. Chiediamo ulteriori notizie sul passeggero del Clipper. Signor Scott, ha saputo qualcosa? Il signore con pelliccia di volpe bianca? Questo motivo tua visita? No, no. Ti ho portato del tè e dei panini al formaggio. Oh. Considerazione per paterno stomaco molto insolita. Già, sai, ci ho pensato su e ho una teoria. Ah, hai teoria? Ti dico mia teoria, subito a casa. Così puoi avvisare onorevole madre che aspetto importante comunicazione da New York. Ok, papà. Per me è stata la ragazza con la volpe bianca. Sì? Stanno arrivando le informazioni su quel tizio di Honolulu. Preparatevi a trasmetterle a San Francisco. Sì? Sono sul transatlantico Manhattan. Il suo lavoro deve essere molto interessante. Vede, la radio a onde corte mi ha sempre affascinato. Davvero? Sai che abbiamo un'ottima ricezione a Honolulu? Certe volte riesco a ricevere le isole sulle onde corte. Mi chiedevo... Oh, beh, ma lei ha da fare. Oh, no, no, affatto, non ho da fare. Sì, insomma, voglio dire, non ora. Venga dentro, prego. Forse posso farle sentire qualcosa se lo desidera. Due minuti alle 9. San Francisco in linea. La polizia di San Francisco ha ricevuto informazioni da New York su Masters e Roland. Venga a sentire. È la polizia di San Francisco che parla con Honolulu. Entrambi stanno viaggiando a bordo del transatlantico Manhattan diretto in Germania. La nave è partita da New York alle 23 di stasera. Arthur Hughes aveva una prenotazione sulla stessa nave, ma l'ha persa. L'ha seguita con un rimorchiatore fino a Sandy Hook e lì si è imbarcato. Questo è tutto. Oh, è meraviglioso. Si sente proprio come dalla radio di casa. Grazie. Di niente, signorina Roland. È un piacere. Lei è molto gentile. Buonanotte. Buonanotte. E torni pure. Hughes, Yvonne Roland e Masters. Tutti sul transatlantico Manhattan. Ehi, ma tuo figlio lì è su quella nave, è quella che trasporta la squadra olimpionica diretta a Berlino. La stessa. Berlino ora attira molti turisti stranieri. Gire senza suscitare sospetti. È proprio il posto adatto dove il ladro potrebbe vendere il robot. Charlie lì incontrerà suo padre a Berlino.
Non sei sorpreso? No, ha avuto sospetto. Già mandato biglietto in cestino di tè a onorevole moglie per far preparare il mio bagaglio. Ma hanno un grosso vantaggio, la loro nave arriverà ad Amburgo tra 7 giorni. Gara non sempre vinta da chi parte prima. Prego. Partenza domani in compagnia di Hopkins e Cartwright su Clipper. Honolulu, 18 ore da continente, poi aereo transcontinentale da San Francisco. 13 ore per attraversare paese fino a New York. Prendiamo Zeppelin Hindenburg a Lakehurst, New Jersey. Across Atlantic Ocean to Friedrichshafen, 61 hours. It's fortunate we haven't been delayed. We'll be on the dock in Hamburg when the Manhattan arrives. I still think we should have radioed the steamship to have their baggage searched. Good hunter never warned tiger of trap. Observe below, steamship Manhattan. Boy, is that some sausage. That thing really travels fast, too. How many people does it carry? How should I know? Gee, would I like a ride in that? E non ci hanno mandato con quello. Non esiste la seconda classe sugli Zeppelin. Scusami, Betty. Non importa, Lee. Come direbbe mio padre, uomo che ha lunga collo guardando su propenso a romperselo inciampando o qualcosa del genere. Hai visto Dick Masters? Beh, io... deve essere qui in giro. Non cercare di difenderlo, lo so, è con la signorina Roland, vero? Oh, Betty, non devi preoccuparti. Ah, io no. E non credere che sia gelosa. Mi piacerebbe solo buttarla in mare, quella smorfiosa. Non te l'avrei detto se tu non ne parlavi, Betty. Ma ho una mia idea su quella donna. È un'avventuriera. Cosa? Shh! Vieni con me. Lo sai, sono abbastanza bravo come detective e sono un buon osservatore. Beh, c'è un altro tizio a bordo che controlla ogni sua mossa, soprattutto quando è con Dick. Perché? Ho una mia idea su questo. Mio padre direbbe, quando donna gioca con fuoco, uomo si brucia. O qualcosa del genere. Ehi là, che state tramando voi due? Oh, ciao Dick, che sorpresa incontrarti qui. Non mi avevi già visto a bordo? Di sfuggita. Oh, credo di avere monopolizzato la compagnia di Dick, ma voi atleti mi interessate davvero molto. C'è un cavolo per lei, Miss Roland. Grazie. Volete scusarmi? Le spiacerebbe posare per una foto, signor Masters? Voi altri atleti mi interessate davvero molto. Ah. Magnifica questa, fermo. Dai qui, che te lo reggo io. Spiritoso. Dimmi, Betty, credi che riusciremo a farci fotografare? Dai, ragazzi, mettiamoci in posa. Ehi, Charlie, dai, Frank, forza che ci facciamo una bella foto insieme. Coraggio, ragazzi. Dai, la mischia è pronta. Spingere. Spingetemi. Dai, vorrei farvi una fotografia. Veramente? Oh, ti prego, mi farebbe così piacere, su. Ma se non state fermi, come faccio? Attenta! Entra nel gruppo. Torno subito, scusate. Oh, signore, le sono venuto adesso perché non l'ho visto, stavo andando molto di fretta. Collevo troppo forte lei, scusatemi, io collevo molto forte, vero, signore, scusatemi, io mi scuso. Ehi, Ivan. Oh, grazie, Betty, ti porterò a sviluppare i rullini questo pomeriggio. Non importa, ci penso io. Ma ne voglio qualcuna per me, cara, non mi costerà niente, davvero. Ci vediamo dopo, Dick. Beh, andiamo a prepararci per il pranzo. Mangerò con te e con la signorina Roland. No, mangerai con me e basta, piccola peste. Ah! Tra 5 minuti esatti. Betty. Avevo ragione, è un'avventuriera, ha un marito, guarda. Sai che mi sei mancata. Ti ho seguita col pensiero. Quando nave approderà a continente, non aspettare. Manda notizie a Cuxhaven al più presto. Abby. Dove l'hai trovato? Quel tipo, Hughes, gliel'ha sfilato dal libro e io gliel'ho preso. Scommetto che è un detective mandato dal marito in cerca di prove per il divorzio. Se metterà Dick nei pasticci, la faccio a pezzetti. Anzi, credo che lo farò subito. Un attimo, Betty. Come direbbe mio padre, zucchero attira più mosche di bistecca. O qualcosa del genere. Stalle alle costole e non lasciare mai Dick solo con lei. Quella Roland penserà che sono la sua gemella siamese. E lascia che il resto ci pensi io. Bene. Eccellente vista di stadio dei giochi olimpici.
Sì, interessante. Ma sono più interessato a quello che ci ha portato qui. Inutile spargere sale su coda del tempo. Bisogna aspettare fino a domani quando Manhattan attracca. Abbiamo ricevuto la sua comunicazione ieri sera, ispettore Strasser. Nessuno è ancora sceso a terra. I tre passeggeri in questione sono stati sorvegliati. Hanno già scaricato dei bagagli? No, signore. Aspettavamo lei per procedere. Il signor Cartwright è alla dogana per identificare l'apparecchio. Appunto. Vede, signor Chan? I metodi tedeschi sono molto accurati. Ho grande ammirazione per vostra famosa efficienza. Consiglio interrogare Miss Roland immediatamente. Sì, signore. È in cabina, Miss Roland? Sì, signore. Suggerisco uso di chiave. Sembra che Miss Roland abbia subito l'identico destino di Miller. Che nessuno tocchi niente. Chiudete la porta. Quando vi sta ultima volta? Quando è scesa dal ponte per venire in cabina, poco prima di mezzanotte. Lo steward è stato di guardia da allora. Qualcuno ha visitato cabina? No, signore. Finché c'ero io non è entrato o uscito nessuno. Qualcuno l'aspettava all'interno della cabina. Ha sentito qualche rumore insolito? Niente. Allora deve aver fatto un lavoretto molto veloce. E questa probabilmente è l'arma che ha usato. L'ammaccatura è dovuta a un forte colpo. E l'orologio si è fermato esattamente all'ora del delitto. Alle 12:17, come potete vedere. Mi scusi, signore, ma a quell'ora ero qui fuori e non ho sentito niente. Forse stava dormendo. Basta così, può andare. Posso esaminare, prego? Certo. In che posizione era la nave? Alle 12:17 in punto. A circa 20 miglia dalla foce del fiume Elba, con andatura lenta a causa della nebbia. Esatto. Condizione ideale perché l'assassino si liberasse del corpo. Vede? L'oblò è ancora aperto. Poi ha perquisito la cabina, ha trovato l'oggetto sottratto ed è fuggito indisturbato. Ricostruzione perfetta, ispettore Strasser. Appunto. Oh. Vogliate scusarmi? Pensavo fosse la cabina di Miss Roland. Hughes. Bene, che bella sorpresa. Non mi sarei mai aspettato di incontrarla qui. Ecco l'uomo che cerchiamo. La donna era sua complice. E quando hanno pensato di avere l'apparecchio al sicuro in Germania, l'ha uccisa come ha fatto con Miller. Trama molto ingegnosa. L'autore doveva avere una perfetta conoscenza dei fatti. Quando è stato l'ultima volta qui? Mi dispiace, ma non ho mai goduto il privilegio dell'intima compagnia di Miss Roland. Allora spieghi, prego, importanza di recuperare accendino sopra tavolo. Oh, sono piuttosto goffo, vero? Ma penso di poterlo spiegare. Ieri sera ero sul ponte con Miss Roland, gliel'avevo offerto per accendere la sigaretta, non me l'ha restituita e sono venuto a riprenderlo. Deve averci preso per degli idioti. Non conosco gli altri signori. Lo dovete arrestare. Scusi, prego. Non momento di arrestare. Che vuol dire? Spiace contraddire teoria di collega, ma qui nessuna traccia di omicidio. Un momento, prego. Osservi. Ammaccatura su caraffa coincide con pomo di spalliera a letto. Così. Come vede, vernice è intaccata. Esatto. Io ho preso anche libertà di esaminare impronte sul collo di bottiglia. Sono uguali a impronte di donna che stanno su bicchiere sopra armadio. Signor Chan, è straordinario. Sì, ma ho la soluzione. La donna aveva preparato tutto quanto per poter scendere a terra con l'apparecchio rubato e sfuggire alle ricerche. Congratulazioni, Harry Spector. Le metteremo le manette entro 24 ore. Beh... dato che non vi sono più utili... Non si muova. Io voglio che i suoi bagagli siano perquisiti. Lei sta esagerando, Hopkins. Ma se la polizia lo desidera... Appunto. E darò ordine di far scendere gli altri passeggeri con i loro bagagli. La raggiungo su ponte più tardi. Thank you.
Ciao! Cosa ci fai qui? Prego, spiega prima molto indecorosa entrata. Sono venuto qui per investigare. Sono entrato dall'oblò per non farmi vedere. Tu giochi ancora a detective? Già, sto seguendo un caso. La donna che ha questa cabina è un'avventuriera e ha anche un marito che ha assunto un detective privato che si è imbarcato per controllarla. Lei cerca di agganciare Dick Masters e Betty, l'amichetta di Dick, è molto preoccupata. Così le ho detto che ci avrei pensato io. Sospetto che recenti attività di nuoto causato acqua in tuo cervello. No, signore, ascolta, le cose stanno così. Non c'è stato ancora un omicidio, ma sono davvero contento di vederti. Potrai aiutarmi. Dai un'occhiata a questo cavo che le ha inviato il marito. Ehi, cos'è successo qui dentro? Oggetto di tuo caso misteriosamente scomparso. Non preoccuparti, con il tuo aiuto la ritroverò. Guarda, ecco un indizio. La sua pelliccia di volpe bianca. Venuta noia di volpi bianche. Senti un po', perché non mi hai telegrafato per mettermi al corrente? Potevo farti trovare il caso risolto al tuo arrivo. Modestia è grande virtù. Tu e io potevamo occuparcene meglio di quello sbirro tedesco. Strasser se ne sta seduto là dentro mentre Hopkins e Cartwright gli raccontano storie. Noi almeno abbiamo un indizio. È volpe bianca? No, è il cablogramma. L'unica cosa che non capisco è che ruolo ha il marito. Sospetto che lui, come tupè su testa calva, serve da copertura. Messaggio davvero molto semplice. Osserva. Leggi ogni quattro parole. Sei seguita. Barca aspetta Cuxhaven. Cuxhaven deve essere sbarcata proprio lì e i suoi complici l'aspettavano con una barca. Ed è scappata con il brevetto. È molto improbabile che signora rischia di rovinare delicato apparecchio saltando in acqua salata. E cosa ne ha fatto? Forse complice? Trafugato a terra? Beh, non l'aveva Dick Masters, perché Strasser gli ha perquisito tutti i bagagli. Signora ha avuto contatti con altri su nave? No, solo con Betty Adams. Ah, ho capito! Si è fatta dare la macchina fotografica di Betty e gliel'ha ridata ieri sera. Forse l'ha nascosto lì dentro e Betty l'ha portato a terra. Ma Betty ha già preso il treno con le altre ragazze della squadra. Ehi, papà, dobbiamo fare qualcosa. Se ce l'ha Betty, quelle canaglie la seguiranno. Avanti, prego. Scusi, signor Chan, vorrei ringraziarla di avermi fatto uscire da quella spiacevole situazione. Molto lieto di essere utile, ma situazione è a suo favore questa volta. Molto giusto. Si sieda, prego. Grazie. Vorrei sdebitarmi dandole un consiglio. Correrà meno rischi se trascorrerà i suoi giorni a Berlino seguendo le Olimpiadi. Oh, in questo caso Charlie Chan diventa molto stupido poliziotto. Mi chiedo se lei è riuscita a indovinare chi ha ucciso Miller. Lei sa? Risposta? Io credo che all'ultimo round lo chiederà il signor Hopkins. Beh, ora devo andare. Ma che vuole, papà? Aiutami! Prego, rilasci. È un po' esuberante, mio figlio. Beh, deve perdonare i miei modi, ma ho visto la canna di un fucile nell'auto che si è affiancata al treno. Ora turno di Charlie Chan di essere riconoscente. Ringrazio molto. Quando ci rivedremo saremo pari. Ehi, quel tizio fa il furbo, ha previsto tutto al secondo. Per fortuna ti ha levato dalla traiettoria del proiettile. Umile genitore sembra avere fortunato destino di gatto a nove vite. A me basta che ti conservi l'unica che hai. Ti starò accanto affinché non ti succeda niente. Correzione, prego. Sono io che accompagno te da zio Sam a Villaggio Olimpico. Ma papà! Anche desiderio di interrogare Miss Betty Adams per sapere se ha usato macchina fotografica stamattina. Accidenti, è vero. Se l'ha usata avrà trovato l'invenzione. Ora rivelato intelligenza di buon detective. Grazie, papà. Siamo un'ottima combinazione noi due, vero? Ragazzi, è proprio bello. Non ho mai visto tanto entusiasmo in vita. Aspetta, che accoglienza. Ehi, mi hanno rubato la macchina. Come si fa?
faccio? Fermo in tedesco. Ehi, ferma l'autobus! Arrêtez-vous! Ferma la macchina! È vuota. Dovevo immaginarlo. Peccato. Me l'ero comprata per fare le foto delle Olimpiadi. Ehi, sai che qui non è niente male. Davvero? Penso che prenderò quel letto vicino alla finestra. E io questo. Ragazze, sapete come si dice shampoo e permanente in tedesco? Io vorrei sapere come si fa ad ordinare da mangiare. Sarebbe meglio se vi organizzaste con la vostra capogruppo per prenotare i posti per il pranzo. Sono io. E muoio di fame. Mi mangerai una bistecca da un chilo. Allora andiamo. Prendiamo dei posti vicini. Chissà dov'è il negozio di Krautig. Un momento, prego. Posso esaminare il contenuto di cestino? C'è una scatola. Le atlete hanno la proibizione di mangiare caramelle. Le ho prese per consegnarle alla direttrice. Io felice evitare a lei disturbo. Gliela dia. È questo, credo. Eh sì. Finalmente. E non è stato manomesso. È stata una ricerca difficile. Ultimo gradino allevia fatica di lungo viaggio. Lo prendo io. Raccomando immediata consegna a consolato americano. Sua vita è in pericolo finché ha apparecchio in suo possesso. È un rischio che dovrò correre. Ne sono molto più responsabile di quanto non lo fossi prima. Me ne occuperò personalmente. Si levi da quella finestra. Attenti, c'è la polizia. Chi c'era in quell'auto? Portatela via. Scopriremo chi sono i suoi complici. Direi che è facile. La Roland era in combutta con Masters e l'apparecchio è stato trovato nel bagaglio della sua ragazza. Lo comunicherò subito al Comitato Americano delle Olimpiadi. Conosce questo Masters? Sì, certo. Lavorava per me. Signor Chan. Mi hanno detto che nella mia borsa c'era un congegno che è stato rubato. Già, è esatto. Davvero? Scusi, prego. Miss Roland ha forse riportato in sua cabina macchina fotografica? Sì, lo ha fatto. Preparavo i bagagli e mi ha voluta aiutare. Le ha messo quel congegno nella borsa senza che lei se ne accorgesse? Se l'avete trovato, lo ha fatto. E non mi guardi in quel modo, le sto dicendo la verità. Io ho il dovere di proteggere Masters. Al resto penseranno le autorità. Non ce ne sarà bisogno. Ci penserà Dick da solo. Forse siamo stati frettolosi. Accusa frettolosa è come scommessa su cavallo sfavorito. Posta alta, ma vincita incerta. Ovvio perché Miss Roland preso macchina fotografica. Ottima scusa per entrare in cabina e nascondere apparecchio dentro bagaglio di signorina Betty. Sapeva proprio il fatto suo. Gli ufficiali di Dogana non hanno nemmeno aperto il bagaglio degli atleti. Convocherò la direttrice al commissariato e mi dovrà dire dov'è la Roland. Molto lodevole, ma non bisogna dimenticare immediato pericolo. Chi è dietro Miss Roland non perde certo tempo per tentare recupero di prezioso robot. Esatto. E mentre resterà a Berlino sarà protetto dalla polizia, signor Hopkins. Eccellente idea, ispettore. Bene, signori, vi accompagno al vostro hotel. Scusi, prego. Preferisco rimanere in villaggio olimpico per vedere mio primogenito. Posso usare telefono, prego? Naturalmente. Ringrazio molto. Certo, Don Giovanni dei miei stivali. Solo perché quella ti fa la smorfiosa, tu parti in quarta come se dovessi stabilire un record mondiale. Oh, finiscila adesso. Come potevo sapere cosa stava succedendo? Volevo solo essere gentile fin con lei. Fin troppo, così gentile che le avresti anche dato una lima per uscire di galera. E se Hopkins continua a parlare a ruota libera, saremo noi ad andarci. Betty, ti ho già detto che me ne occuperò io. Allora sbrigati e parlane con la polizia. Ok, ci andrò. Ma prima voglio vedere Hopkins. Dick! Dick, torna qui! Oh, ma che testardo! Che succede? Ma a quel pazzo! Gli ho raccontato quello che mi aveva detto Hopkins e ora vuole gonfiargli la faccia. Per me ci riesce di certo. Non scherzare. Sta a sentire lì. Non capisci? Se Dick si mette nei guai, lo escluderanno dalla squadra.
Già, è vero. Come direbbe mio padre, non passare dito molto gonfio su carta vetrata. Noi dobbiamo fermarlo. Sì, certo, anche se per farlo dovesse picchiare Hopkins. Andiamo. Sarebbe più sicuro lasciare l'apparecchio nella cassaforte dell'hotel. No, non mi fido più di nessuno. Se quando l'ho inventato avessi saputo che si sarebbe trasformato in un Frankenstein, l'avrei distrutto. Beh, ora è finita. Tra 24 ore finalmente saremo in viaggio per l'America. Speriamo. Vado a prepararmi per la cena. Non farlo, Hopkins. Cosa vuoi? Che dici? La loro stanza è al secondo piano. Sì, ora dovrebbe essere lì. Tieni d'occhio quella finestra, sta pronta a partire appena esce. Io sarò all'ingresso. Signor Chan, vorrei dirle qualcosa. Sì? Ho sentito discutere nella camera del signor Hopkins e stavo per entrare quando il signor Hopkins in persona ha fatto uscire un uomo. E chi, prego? Questo non lo so. Non è entrato nessuno finché c'ero io e sono arrivato con il signor Hopkins e il signor Cartwright. Molto misterioso. Forse è saggio indagare. Aprire, prego. È stato Hopkins. È fuggito dalla finestra. A lui l'apparecchio. Avvertite ispettore Strasser immediatamente. Sì, sì. Avevo appena lasciato Hopkins da solo quando ho sentito delle voci e mi sono precipitato qui. Hughes stava accusando Hopkins di fare il doppio gioco con i suoi azionisti, rubando la mia invenzione per venderla ad una potenza straniera. Un momento. Lei conferma? Sì, è vero. Continui, prego. Si calmarono subito quando entrai, ma Hughes minacciò Hopkins di smascherarlo se non gli avesse dato la sua parte. Uscito Hughes, chiesi una spiegazione. Ma Hopkins non mi ascoltò neppure e mise l'apparecchio in un sacchetto. Feci per fermarlo, ma estrasse una pistola. Allora cercai di disarmarlo. Nella lotta mi ha colpito alla testa. Non si può entrare. È vietato. Ma che vietato? Sto lavorando a questo caso. Sono il figlio di Chan. Ciao, papà. Ho delle preziose informazioni per te. Parla. Mentre Betty e io arrivavamo, abbiamo visto un uomo calarsi da quella finestra. C'erano altri due che l'hanno aiutato e poi sono montati su un'auto. Faccio per fermarli, ma uno di loro mi ha colpito e sono scappati. È tutto chiaro. Hopkins sarà arrestato immediatamente. A Berlino queste cose non devono succedere. Beh, a quest'ora si sarà liberato dall'apparecchio e si starà dirigendo fuori città. Perché le interessa l'invenzione di Cartwright? Volevo comprarla da Hopkins, ma lui non volle vendere. Poi, quando fu rubata a Honolulu, io pensai a Yvonne Roland. Così l'ho seguita, ma durante il viaggio per San Francisco mi è seminato. La raggiunsi allora sul Manhattan, ma non conclusi niente. Stava sempre col suo amico Masters. Un momento. Guardi, signor Chan, che io non c'entro in questa storia. Sono venuto apposta stasera per far rimangiare ad Hopkins quello che ha detto su Betty e me. Immagino che il motivo che le ha impedito di venire subito qui è l'appuntamento che aveva all'ingresso con Yvonne Roland. Yvonne Roland è in questo hotel? Dick, è vero. Beh, io... Oh. No, Betty. Aspetti, lei ci deve dare delle spiegazioni. E va bene, l'ho vista. Ma non avevo un appuntamento con lei. L'ho vista nell'ingresso proprio mentre stava entrando, l'ho seguita. Volevo che mi discolpasse affrontando Hopkins. Si è infilata in un negozio. L'ho rincorsa, ma era già sparita. Poi sono venuto qui. E ora mi occuperò di lei per quello che ha detto davanti a Betty. Portatelo fuori. 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 Fuori di qui. Signor Chan, voglio scusare. È incredibile. Queste cose non devono succedere a Berlino.
Tutto bene? Sì, Vostra Eccellenza. L'ho avuto direttamente dalle sue mani. Molto bene. Esaminalo, Carlos. Io spero abbia già preparato l'assegno con la cifra convenuta. Lo avrà appena l'affare sarà concluso, prima che io lasci la Germania. Ma Yvonne, cos'è questo? Ti ha fregata. Con gli auguri del Comitato Olimpico. Molto furbo. Devono averlo sostituito con il libro allo Sport Forum. E c'è solo una persona che può averlo fatto. Chan, il detective. Giochiamo contro l'Oriente ora. Ma quando l'hai preso? Colta opportunità. E preso durante confusione in dormitorio di ragazze. Ecco perché non eri preoccupato quando Hopkins è fuggito. Importante lezione per buon detective. Quando tutti i giocatori con carte sospette, buona idea avere Jolly dentro manica. Bene, almeno questo ce l'abbiamo già, papà. Ora ci resta solo da incastrare l'assassino di Miller e arrestare tutta la banda. Lettera, Mr. Chan. Ringrazio molto. Grazie a lei. Che cos'è? Busta è come buccia di banana. Prima va tolta per digerire il contenuto. Biglietto per Olimpiadi. E lettera. Guarda, Tribuna 22, dove staranno tutti i pezzi grossi? Lettera pare di molto illustre persona. Sua Eccellenza, l'onorevole Charles Zaraka, chiede il piacere della compagnia del signor Chan per l'apertura dei giochi olimpici. Zaraka? Ma tu non lo conosci? Non conosco neanche Papà Natale, però accetto suoi doni. Signor Chan, non ci conosciamo, ma certo ha sentito parlare di me, Yvonne Roland. Speravo avere piacere di incontrare prima di lasciare Berlino. Questa è Sua Eccellenza l'onorevole Charles Zaraka. È un grande piacere, signor Chan. Questo molto inaspettato complimento per umile poliziotto. Sei davvero sicuro di quel tizio? È il migliore di Berlino. Leggerà ogni parola dal movimento delle labbra. Ok. Sono alla tribuna 22. Sicuramente non avremmo potuto scegliere un posto più isolato. Un esaltante spettacolo, Mr. Chan. Tutte le nazioni del mondo si confrontano per aggiudicarsi la supremazia sportiva. Ma dietro a questo c'è un'altra lotta sempre più accanita e incessante per la supremazia in un settore molto più sinistro. Non è un gioco molto divertente, signor Chan. È chiaro che cosa intendo? Non è più chiaro, anche se ingrandito 200 volte da microscopio. Allora non crede che sarebbe meglio per lei consegnare a noi l'invenzione di Cartwright e tornare tranquillamente a giocare a Honolulu? Forse, ma giocatore a volte ignora anche più esperti consigli di allenatore in panchina. Ha tutto il pomeriggio per pensarci. Ringrazio molto. È quanto volevo sapere. E ora divertitevi pure. Ha persino la faccia tosta di venire qui. Perché non andiamo a dire alla polizia di arrestarlo? È la tribuna riservata al corpo diplomatico. La polizia non può andare. Te l'avevo detto. Finché starà con quel pezzo grosso sarà protetta dalla sua immunità diplomatica. Trovi sempre delle scuse per tirarti indietro. Va bene, come desideri.
Oh, Betty, non devi trattarlo così. A un uomo non piace sentirsi dire dalla sua donna che cosa deve fare. È lì, vicino all'arcata centrale. Grazie. Signor Lee Chan, ho un messaggio per suo padre. È nel lato sud, tribuna 22. Può accompagnarmi da lui, per favore? Certo, adesso fa la pace con Dick. Ci vediamo dopo. Ciao. Andiamo, amico. Portaci all'entrata sud. D'accordo. No, camminiamo, si fa prima. Dick! Dick! Andiamo! Dick! Mr. Chan, la cerimonia è quasi terminata. Qual è la sua risposta? Sulla risposta possibile per dilettante. Apparecchio sarà restituito Dipartimento di Guerra di Stati Uniti. Ringrazio molto per splendido pomeriggio. È stato un piacere. Mi lasci andare, la prego. Mr. Chan, lì è stato rapito. Rapito? Sì. Ne siamo molto addolorati, Mr. Chan. Se potremo esserle utili, conti pure su di noi. Avanti, prego. Ancora niente. Se il ragazzo è a Berlino, lo troveremo. Stiamo facendo delle retate in tutti i covi della malavita. Non perda la speranza. Antico filosofo cinese dice: speranza è come il raggio che illumina oscuro cammino. Se vuoi avere notizie di tuo figlio, domani siediti allo stesso posto nello stadio olimpico, solo e senza copertura. Ancora 11 ore di ansiosa attesa. Non tema, signor Chan. Domani cadranno nella trappola. Ci sarà anche la polizia e li arresterà. No, istruzioni molto esplicite. Devo percorrere cammino da solo. Sì, ispettore. Tutte le uscite di questo lato dello stadio sono sorvegliate. Bene. Ecco Dick. Vedrai, li batterà tutti. Oh, lo hai già deciso. Beh, se non vince gli spacco la testa. Ha superato i 4 metri e 3 centimetri. Hai sentito? 4 metri e 3 centimetri. Oh, Dick può fare di meglio. Messaggio per il signore della tribuna 22.
Il salto con l'asta è il limite da superare 4 metri e 3 centimetri. Questo è l'ultimo avvertimento. Si trovi alla porta di Brandenburgo con l'apparecchio alle 6 precise. Verrà a prenderla una macchina, sia solo. È stato un errore aver chiamato la polizia. È una richiesta molto particolare, signor Chan. Cosa vuole che le risponda? Non sapevo neanche che avesse lei l'apparecchio. Molto bene, ora lo sa. Non credo di poter disporre più di quel brevetto. Ho ceduto i diritti al signor Hopkins e me ne sono tenuto solo una piccola parte. Hopkins è perseguitato dalla giustizia, ma se lei ci autorizza a disporre dell'apparecchio, potremmo trattare con i criminali. Davvero vuole consegnarlo loro, signor Chan? Non parlo da poliziotto, ma parlo solo da umile padre. Se non c'è altra soluzione, può stare certo che ha il mio permesso. Bene. Prego accettare gratitudine di ansiosissimo padre. Comunque, signor Cartwright, appena il ragazzo sarà liberato, troveremo i criminali e lo recupereremo. Altra richiesta, prego. Questa volta insisto per muovermi da solo. Tentativo d'aiuto può avere molto serie conseguenze. Alla nostra parola, signor Chan. Aspetteremo un suo messaggio. A presto. E per maggior sicurezza della sua incolumità, signor Cartwright, lei resterà con me. È arrivato. Scacco matto. Come sta, Mr. Chan? Vedo che questa volta ha seguito le istruzioni e non si è rivolta alla polizia. Saggio filosofo dice, solo uomo stolto non vuole riconoscere sconfitta. Doveva essere cinese. Se affermava questo. Ringrazio molto. Pronto per ultimare trattativa. Posso vedere ora mio primogenito? Ancora un minuto. C'è ancora una formalità. Dia al signor Hopkins di entrare. Sì, signore. Può posare l'apparecchio sul tavolo, Mr. Chan. Eccolo, è il segnale di Chan, la sua trasmittente funziona. Guarda da che direzione proviene. Nord-nord-est, 2 gradi a est. Pronto, BP-41. Pronto, BP-41. Pronto, BP-41. Ricevuto, l'unità 37 sta arrivando. Nord-nord-est. Nord-nord-est. 2 gradi a est. 2 gradi a est. Tutte le unità della zona D e F in quella direzione. A tutte le unità delle zone D e F. Scusi la precauzione, Mr. Chan, ma il signor Hopkins dovrà controllare di persona l'apparecchio, tanto per essere sicuri che non abbiamo preso un altro granchio. Sì. È l'invenzione di Cartwright. Grazie, signor Hopkins. È tutto. E ora, mio figlio, prego. Portate il ragazzo. Sì, signore. L'unità 46 sul secondo vertice del triangolo. Ovest-sud-ovest. Ovest-sud-ovest. 6 gradi a sud. 6 gradi a sud. L'unità 49 adesso è sul terzo punto. Sud-sud-est. Sud-sud-est. 1 grado a sud. 1 grado a sud. Avverta tutte le unità di dirigersi verso la zona D. Isolato 21. Questo stabilisce esattamente la posizione. Appunto. Presto saremo lì e lei riavrà il suo apparecchio. A tutte le unità di dirigersi verso la zona D. Mi dispiace di averti coinvolto, papà. Pericolo come luce rossa in coda a treno, ora felicemente passato. Eccetto per un piccolo dettaglio. Bisogna che l'inseguimento finisca qui, signori.
Mi ricorderò di lei quando il mio aereo lascerà i confini della Germania. Addio, Mr. Chan. Un momento, Zaraka. Dove pensa di andare? Via le armi. Mettetevi tutti lì. Presto. Per favore, dia a me la borsa. Un altro dei suoi trucchi, Mr. Chan? Che cos'è? Una copia. È una trasmittente. Non riceviamo più i segnali di Chan. Allora, l'hanno scoperto. Chiami le altre unità, chieda se lo ricevono. Attenzione a tutte le unità, a tutte le unità. Mi congratulo, Mr. Chan. È rimasto in contatto con la polizia da quando è arrivato. Avanti, dica dov'è e me lo dica subito. Nessuna unità riceve il segnale. Allora dica di procedere nella stessa direzione a tutta velocità. Dobbiamo trovare Chan. A tutte le unità. Per l'ultima volta, dov'è l'invenzione di Cartwright? Riposa in posto estremamente molto sicuro. Si allontani da ragazzo. Spalle al muro, tu. Vuole rispondermi ora? La polizia! Circondate la casa, non dovete lasciarveli sfuggire. Frugate dappertutto! Sono saliti di sopra. Bloccateli! Signor Chan, come ha visto, siamo arrivati in tempo. La polizia di Berlino è molto efficiente. Ispettore! Ispettore Strasser! Venga qui subito! Molto spiacevole evento. È ancora vivo. Sollevatelo, chiamate un dottore. Se il signor Hopkins riprende conoscenza, avverti immediatamente. Ok, papà. Allora, si può sapere che cosa è successo? Passavo davanti alla porta e ho sentito uno sparo. Entrando ho trovato Hopkins lì in terra e Hughes in piedi vicino a lui. Lui non può incolpare me. Era appena entrato dalla porta quando... Un momento, prego. Lei non è qui in camera quando colpo è partito? No, ero davanti alla porta. Strano. Inchiostro rovesciato quando signor Hopkins è caduto. Macchiato anche scarpe a lei che è davanti a porta. Conclusione che lei è vicino al signor Hopkins quando è caduto. Tentativo evidente di uccidere il signor Hopkins per riuscire a salvare sua pelle. Lei ha assassinato meccanico Miller a Honolulu. E rubato sua invenzione. Ma questo è ridicolo. Vi ho aiutato in tutti i modi possibili. Se avessi voluto rubare l'invenzione, avrei potuto facilmente farne una copia. È maniera più ovvia quella. È più scoperta. Ma lei ha colto opportunità per guadagnare fortuna senza dividere con suo partner, signor Hopkins. Così, preparato ingegnoso piano. E per allontanare i sospetti da lei, prima fatto assassinare pilota Edwards da Miller per rubare robot aereo. Dopo, con l'aiuto di Miss Roland, ucciso Miller e dato apparecchio a Miss Roland per consegna a signor Zaraka, capo di spie internazionali. Secondo punto. Se Miss Roland sparita prima che nave attracca Amburgo, è evidente che qualcuno ha avvertito lei di piano per catturarla. Hopkins conosceva quel piano, quindi... Domando scusa. Signor Hopkins è certo innocente. Lui stasera ha compiuto eroico gesto, rischiando molto sua vita per riconoscere imitazione come vero congegno. Ha aiutato così Charlie Chan a smascherare gruppo di spie. E ora, prova definitiva. Dopo che è sparito da sua camera di hotel, trovato qualcosa che era sfuggita. Incompleto cablogramma, scritto dal signor Hopkins di sua mano, destinato al Dipartimento di Guerra degli Stati Uniti. Recuperata l'invenzione di Cartwright, partirò immediatamente per l'America per... E qui finisce. Osservi, prego, cosa segui? C'è solo uno scorbio sulla pagina. Indica che mentre scrive,
signor Hopkins è stato bruscamente interrotto, quindi penna scivolata via di mano. Papà, il signor Hopkins è ancora privo di sensi, ma si riprenderà. E poi il dottore gli ha trovato un bernoccolo sulla nuca che risale a pochi giorni fa. Ringrazio molto per conferma. Questo prova che ha tramortito signor Hopkins con colpo e gettato da finestra in braccia di suoi complici. Come visto, mio figlio lì. E questo è tutto. Portateli via. Beh, sembra che abbiamo risolto il caso, papà. Ma come hai fatto a trasformare il robot in una trasmittente? Fatto costruire il miglior laboratorio di polizia di Berlino con aiuto di onorevole ispettore. È un ottimo agente, signor Chan. Ha svolto il suo compito rischiando anche la vita di sua figlia. Per orientale, meglio perdere vita che perdere faccia. È vero, ma ho avuto paura di non poter esserci domani per vincere la gara dei 100 metri di nuoto. Forse buona idea non contare su medaglia d'oro finché non vinta gara. Non preoccuparti, sono diventato velocissimo da quando mi hai inseguito in acqua con un remo. Ce l'ho fatta, papà! Molto bravo, ma ero preparato per emergenza.